occupata dai militari l'ambasciata birmana a Londra. Lo ha denunciato lo stesso ambasciatore del paese asiatico nel Regno Unito, Kiaw Zwar Min, che ha trascorso la notte in macchina. Tutto il personale è stato invitato a lasciare la rappresentanza diplomatica e l'ambasciatore, davanti all'ingresso della sede, ha dichiarato: questo è una specie di colpo di Stato. E quando i giornalisti gli hanno chiesto chi ci fosse all'interno, ha detto: l'ha detto alla difesa, occupa la mia ambasciata. Min si era pubblicamente schierato contro il golpe in Myanmar che ha portato alla destituzione della leader Aung San Suu Kyi e a marzo ne aveva chiesto il rilascio. I militari dicono di aver ricevuto istruzioni e non mi fanno entrare, ha denunciato. Sul posto presente la polizia che era stata avvertita di una protesta davanti all'ambasciata. Non ci sono stati arresti. Intanto in Myanmar continuano le proteste contro il golpe e le violente repressioni. I morti sono arrivati quasi a 600. Tra gli ultimi arrestati c'è anche Paing Takon, uno dei più popolari attori del paese.